Ciao, siamo Deallo e oggi vogliamo sapere il suo parere su Firenze e sull'amministrazione. Prima domanda, età? 22 anni, 23 quest'anno. Cosa fai nella vita? Beh, nella vita studio, sono iscritta a economia e gestione dei servizi turistici a Novoli. Poi faccio atletica leggera, sono nel gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre dall'anno scorso. E poi, vabbè, tante altre attività che faccio oltre alla medica, tante altre impegni. Ti tieni in Firenze sia una città abbastanza sportiva, anche per gli sport minori o l'atletica? Beh, devo dire non tantissimo, perché ci sono tantissimi stadi di atletica a Firenze, anche nei dintorni. Però sono principalmente sempre vuoti e vengono fatte tante iniziative per i bambini, i centri, anche qua qui allo stadio, insomma, i centri CAS. Però poi questi bambini non si sa più che fine fanno, o vanno a giocare a pallavolo o vanno a giocare a calcio, e poi nell'atletica non rimangono, perché secondo me non vengono motivati abbastanza. Poi non so. Allora, e quante ore ti alleni al giorno e cosa hai dovuto rinunciare nella tua vita per poterti allenare così frequentemente? Beh, mi alleno tutti i giorni, da lunedì al sabato, a volte mattina e pomeriggio, quindi vabbè, le ore dipende da quello che faccio. Comunque, diciamo, quando mattina e pomeriggio sono 4 ore e mezzo, poi beh, sì, sicuramente ho dovuto rinunciare a tante cose, perché il tempo per allenarsi ce ne vuole. Poi arrivo a casa la sera che stanca morta, dovrei anche riuscire a studiare parecchio, cosa che però ultimamente mi sto riprendendo. E sì, ho rinunciato magari a... Dice, c'è gente che magari mi piace uscire tutte le sere, io non lo faccio perché chiaramente essendo stanco poi non voglio strafare, però al fine settimana c'è il tempo libero con i miei amici e insomma, diciamo che non sto facendo grandissime rinunce, cerco di rispettare me stessa, il mio corpo, le mie esigenze, e anche gli altri mi conoscono, sanno i miei impegni e mi rispettano. Come è iniziata la tua carriera da atleta e perché hai scelto di diventare, diciamo? È iniziata per caso, perché facevo atletica alle superiori con il professore pomeriggio a Sorcane e facevo un po' di gare con il solito trofeo a Simanca Toscana, quelle solite cose che si fanno a scuola. Poi ho incontrato l'allenatore, mi è nata questa passione, perché anche già alle medie facevo 10.000 cose, già ping pong, pallavolo, insomma un sacco di cose, perché mi piaceva trascorrere bene i miei pomeriggi. E niente, è cominciata questa passione, mi piaceva l'ambiente in cui mi allenavo, il mio allenatore era bravo, poi ero la più piccola, quindi ero coccolata da tutti, e insomma, e così piano piano dall'ambiente, dalle persone, e poi ho visto che, diciamo, me la cavavo abbastanza bene, e perciò ho continuato e mi ha dato grandi risultati. Cosa hai provato per partecipare a un campionato così importante come l'Olimpiadi a questa età? Diciamo che neanche io me l'aspettavo. Dice, costa 21 anni fare le Olimpiadi. E questa esperienza non smetterò mai di ringraziare abbastanza il Signore, perché per me è stato veramente un miracolo. E ho cominciato la mia carriera con le Olimpiadi, cosa che non è da tutti, e infatti ringrazio il Signore perché è stata un'esperienza bellissima. È stata, ho provato un'emozione veramente grande, infatti ho detto, se non mi si ferma il cuore qui, posso fare tutto, perché vedere 90.000 persone in quello stadio era enorme, no, è stata una grande soddisfazione anche per me, il mio allenatore qua a Firenze, tanti sacrifici, sempre qua sul campo, a tutte le ore, disponibilissimo, e è stato bello. Oggi possiamo dire che il mondo dello sport è diventato uno spazio esclusivo per i giovani soprattutto. Che ne sia positivo una cosa del genere? Beh, è positivo perché penso sia anche giusto che, insomma, i giovani possano trovarsi, raccogliersi in un ambiente come lo sport, che comunque di solito si dice che lo sport ti forma il carattere. Io penso che chi ha il carattere forte può riuscire a
a sfondare dallo sport, perché ti trovi davanti a tante situazioni che, insomma, se non tiri fuori il tuo carattere non è facile. Però comunque lo sport come la pratica, uno sport individuale, è bello perché impari a conoscere te stesso, cioè quando sei in pista sei soltanto te, quindi dice, chi è che mi può aiutare? Cioè, non è che dice come a pallavolo, a calcio, passa la palla a qualcuno e se la cava. Però è giusto che sia un ambiente in cui i giovani possano farsi largo, e non escludendo l'esperienza anche delle persone che hanno più esperienza, perché per esempio qua nell'ambiente dell'atletica, anche qui al campo, c'è il mio allenatore Paolo Fiorenza, che è stato allenatore della nazionale femminile un po' di anni fa, e penso che esperienze come gente come loro possa servire a quei giovani che vogliono farsi largo in questo ambiente, sia come lavoro sia come passione, perché ascoltare loro penso che possa aiutarti ad andare avanti. La saggezza delle persone penso che Ma pensi che questo mondo esclusivo per i giovani possa allontanarli un po' dalla vita comune, politica? Ma io non penso, perché alla fine caspita, cioè, dice sì, le giornate sono tanto stress, non c'è tempo, di qua di là, e faccio solo questo, non posso fare quell'altro. Se uno riesce a gestire bene il suo tempo con un po' di... Non so, io non penso che possa escludere dalla vita, perché la giornata è di 24 ore, se uno non sta a perdere tempo davanti a cose inutili, cioè le cose inutili andrebbero eliminate e fare quelle cose essenziali, se uno ha l'interesse lo deve portare avanti, se c'è chi magari ha più interesse per l'atletica, chi ha più interesse per la conseguire, insomma. Riguardo al tuo modo di vivere Firenze, come ti muovi abitualmente? Beh, ultimamente, grazie a Dio, finalmente la macchina, dopo anni, però principalmente mi sono sempre mossa in autobus o a piedi, anche perché alla fine abito in una zona abbastanza centrale e a piedi mi muovo bene, anche in autobus, cioè avevo gli autobus a portata di mano, e principalmente l'autobus a piedi. Segui la vita politica di Firenze? Per niente, vabbè, quelle piccole cose. Però devo dire, purtroppo sono ignorante, perché non mi piace la politica, per me sono tutti giovani politici, tra parentesi. E perciò non è che basta che mi facciano, non mi creano problemi, per me. E penso invece ci siano abbastanza luoghi a Firenze per i giovani, li ritrovo, per uscire? Ma io penso di sì, perché quando giro la sera, anche il sabato, vedo sempre un sacco di gioventù. Sì, anche perché posto a Firenze ce ne i posti per uscire sono tanti, io penso di sì, poi magari sbaglio, non è che ho una vita notturna oppure, cioè, ogni pomeriggio sono qua, esco il fine settimana, così vado nei soliti posti che conosco, penso di sì. Pensi invece sia sicura Firenze o non sei? Sì, abbastanza. Penso di sì, a parte ultimamente a me, cioè, mi dispiace anche che essendo cresciuta un'adolescenza nelle zone di Santa Croce, nelle zone di Santa Croce, purtroppo quella zona adesso devo dire che non è proprio il massimo, perché mi ricordo si andava lì tutti i sabati, c'era un sacco di gente, però tipo un po' d'anni fa sono passata lì, passa una macchina, uno mi chiede se voglio il fumo, ma che sai, pazzesco, sempre la polizia che gira da quelle parti, però in generale mi sento abbastanza sicura a girare a Firenze, sì. Vabbè, allora niente, risposte troppo lunghe, no, e spero che ti faccia il nostro sondaggio su internet, ti manderò il link, vabbè. Ci sono alcune domande, appunto sull'amministrazione, appunto così come vive Firenze. Grazie mille. Niente, grazie a voi.